qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio e bentornati sul mio canale. Questo video l'ho visto sul canale di un youtuber romanista dove faceva Roma più scarsa di sempre contro la Lazio. Noi abbiamo fatto questo video Milan più scarso di sempre contro Milan più forte di sempre. Ho deciso di aggiungere un po' di cose per chi si aspettasse, per i più datati, robe come Maldini, Baresi, Shevchenko, Inzaghi. Vi dico di no, perché ho dovuto cercare giocatori che siano ancora in carriera. Allora vediamo tanto la formazione velocemente del Milan più forte di sempre: Donnarumma, Rodriguez, Thiago Silva, Bonucci, De Sciglio, Kaká, Pirlo, Bonaventura, Sharawi, Balotelli, Suso. Allora Rodriguez sia un po' un'azzardata perché non si sta dimostrando molto all'altezza ultimamente, però non ho altrimenti terzini sinistri che superino qualitativamente lui. Mentre Kaká e Pirlo, ragazzi, parlano da soli, non si può dire niente. E lassù Balotelli non ho trovato né Ibrahimovic, né Pato, né Robinho, perché chi ha comprato FIFA 18 subito dall'inizio, fino al primo aggiornamento, non ha trovato Ibrahimovic, e quindi l'attaccante più prolifico è stato Balotelli, anche se in un periodo del Milan molto brutto. La panchina comunque di Romagnoli, Montolivo, Bacca, Biglia, Birsa, Musacchio e Gabriel. Andiamo a costruire, ragazzi, Milan più scarso di sempre. Devraggia formazione, se non mi ricordo, Storari in porta. Era un deciso tra Antonio Donnarumma e Storari, poi Antonio Donnarumma ha fatto due partite, non ha preso gol, quindi non capisco perché vada messo lì. Terzino destro, uno che ha fatto veramente due presenze via nella stagione 2011-2012, Taye Taiwo, nigeriano mi sembra. Sì, 32 anni, ha tanta potenza tiro e tanta forza, e non altro. Difensori centrali, il cancro veramente, che ogni volta che prendeva palla bisognava essere ricoverati all'ospedale, Bonera. Insieme a un giocatore che è famoso solo per aver fatto una rissa con Ibrahimovic a inizio stagione 2010-2011, quello dello scudetto, Ogao Chinevu, che insomma 1,96 m di roba, 35 anni, anche lui tutti rossi, 96 di forza, e non si sa neanche più dove giochi. E il terzino sinistro, ragazzi, chi diceva che sarebbe stato il futuro Maldini, Mesba, preso la Parma a parametro zero, tanto per cambiare, dal Condor Galliani, sparito pure lui. Centrocampo, c'è un giocatore che l'anno scorso mi ha fatto tirare tante bestemmie e strappare tante schedine, ovvero José Sosa, che già quando arrivò al Milan disse: questo qua non è un giocatore che farà bene, e ebbi ragione. Insieme a Walter Birsa, che comunque lo so che era nei sostituti della formazione di prima, però non sapevo chi metterci, che comunque anche Birsa gioca nel Chievo, è bravo, fa gol, però a parte un gol contro la Sampdoria, un gol contro l'Udinese nella stagione che è stato da noi, veramente è sparito. Insieme a Merkel, anche lui futuro, Pirlo, chissà cosa le hanno detto, sparito pure lui, ha fatto forse un gol in Coppa Italia, credo. Poi il trittico dei sogni, Cerci, un gol Pasqua 2015 contro il Palermo, Pazzini e Ocampos, non so proprio perché sia stato preso l'anno scorso. L'unica cosa che ha fatto in 6 mesi di Milan è stato prendersi un rigore contro il Chievo. Senderos in panchina, ragazzi, anche lui difensore totalmente inutile, insieme a Paletta, che non mi è toccato neanche mettercelo, Acerbi e Emanuelson, che non era partito male Emanuelson, però poi anche lui si è spento. E gli fanno compagnia Nocerino, Kalinic e Matri. Colgo l'occasione per spendere due parole su Kalinic, ragazzi. Mi dispiace quel ragazzo lì, però veramente, quando ho detto che bisognava tenere Bacca, è perché bisognava tenere Bacca. Ragazzi, è la terza volta che registro questo episodio perché sono stato tipo sotto 4-5-0. È vero, gioco con campione ci sono degli episodi in cui abbiamo vinto anche delle partite. Però c'è un portiere che si chiama Gianluigi Donnarumma, ragazzi, che è impossibile fargli gol. È proprio impossibile fargli gol, ragazzi. Ecco qua San Siro, ragazzi. Speriamo che anche questa volta non si debba ricorrere a maniere poco gentili per fare gol.
Tanto ormai per conoscere chi vincerà oggi tra l'intro Milan di FIFA Optional si comincia, ragazzi. Si comincia. Col primo pallone per il Milan. Uffa. Buonaventura. Pirlo. Buonaventura e Sharawi, bravo. Sicuro. Bravo Stolari. Siamo di far partire un contropiede. La palla è nostra, questa qui, nel caso esca. Sì. Non capisco perché non ci sia proprio difesa. Dentro Balotelli, gol. Ragazzi, loro veramente fanno gol con niente. Con niente. Cioè, è già tutte le registrazioni precedenti che ho fatto, ragazzi. Loro come arrivano in porta fanno gol. Ocampos. Attenzione a Birsa. Va dentro, gol! E c'è il gol di Walter Birsa! Finalmente, ragazzi, tre volte che registro questo video, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Walter Birsa. Adesso torniamo in difensiva. Un gol facile, facile, come evidenziato. Ocampos, questo è fallo, ma c'è ancora la palla per noi. Altro pallone in mezzo. La palla dentro. C'è in rete. C'è la rete, ragazzi. Di Alessio Cerci 2-1. 2-1, ragazzi. Mi piace fare di Balamasco, non so come mai. Da buon milanista. Rimonta completata. Guardate qua come esce male Donnarumma. Era finalmente l'ora di riuscire a segnare qualche gol. Alessio Cerci al 35esimo, fatto uguale, fatto meglio lui di Bonucci. Adesso io vado sulla ultra difensiva, ragazzi, perché questo Milan picchierà come se non fosse mai stato. Attenzione a Suso, c'è Daniele Bonera. Ha fatto più interventi positivi adesso che in 10 anni di Milan. Se non sono 10, sono 9, 8. Attenzione a Birsa. Birsa, la palla dentro, peccato per questa palla qua. 2-1, ragazzi, rimonta Fulmina, gol di Birsa e di Cerci, rispondono a Balotelli. Adesso non vorrei commettere un erroraccio, ma voglio mettere Kalinic al posto di Pazzini. Voglio magari un po' più determinazione davanti. Pirlo, Buonaventura, Balotelli, bravo Bonera. Palla in out, corner per il Milan. Entra anche Manuelson per Merkel, almeno abbiamo ancora più copertura. Suso, gli va a dare una mano il Sharawi. Sì, è lui. L'ho vista in porta. Buonaventura. Mesba. Kalinic. Donnarumma. Rimessa laterale. Donnarumma. Sosa. Emanuelson. Urbi. Emanuelson. 3-1. 3-1. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri in presa. Non e finalmente, ragazzi, finalmente Urbi Emanuelson al 57esimo, ragazzi, mette sentenza 3-1. Palloni, una conclusione davvero. Attenzione a Birsa. Birsa. Emanuelson, palo. Attenzione, però è ancora buona. Buono, e spazzano Thiago Silva. Balotelli 66esimo. Balotelli. Salta ogni V come se niente fosse. Tiro gol. Buonaventura, ragazzi. Ultra difensiva. Non dobbiamo commettere assolutamente errori. Cioè, Balotelli veramente qua ha fatto Superman. Si accentra, attenzione. Mesba. Tiro completamente fuori. Cura questo. Vuole la scossa. Entra, mi sembra Biglia per Pirlo. Per lui può essere utile. Montolivo per Pirlo. Attenzione a Buonaventura.
cerca la rete. Bravo Storari, bravo Storari, se li eviti anche il calcio d'angolo, bravissimo. 75esimo è il momento della difesa oltranza. Emanuelson. Se l'è bevuto, si è liberato dalla marcatura. In velocità. Cerci, attenzione, rigore. Rigore per noi. Rigore per il Milan. Fallo di Kakà. Andiamo, facciamo entrare anche Nocerino per Birsa. Questo finale lo andrà a battere. Questo rigore lo batterà. Sì, lo batterà Kalinic. Kalinic, rete! Che precisione di Kalinic, ragazzi! Che precisione! 4-2! 4-2! Al 79esimo. Ragazzi, credo che questo proprio sia il rigore perfetto. Sia il rigore perfetto. Nessuna esitazione. Nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Perfetto. Risultato adesso sul 4-2. Dentro traversa e Onyewu sulla linea. Rodriguez rimessa dal fondo. Ha colto Balotelli. Anche la porta. Adesso commenteremo un gol eccezionale. Bravo, hai fatto bene Bonera. Ti beccherai il cartellino rosso, ma hai fatto strabene. Hai salvato il Milan. E adesso ci andrà Bonucci che... Tutto bene che voglio punizioni di Bonucci, non è che siano... Però ci va Balotelli invece. E c'è il calcio d'angolo. Bravo. Sale anche Donnarumma. Bonucci, ancora un'occasione, ancora mia dalla bandierina. Sale anche Donnarumma. Occhio a traiettoria di Suso. Musacchio. Musacchio. E ci ha rimessa al fondo. Se l'è divorata calciando malamente sul fondo. Ha scelto di piazzarla con l'interno piede da posizione invitante. Uffa. 3 minuti recuperare. 3 minuti recupero. Tagliete, bravo. Difesa, palla allontanata. Cerci. Kalinic. Kalinic. Alza la testa. Kalinic. Ottima lettura, recupera. Respinta e finisce qua. L'arbitro fischia la fine. 4-2. Finalmente. Questa dopo da un 4-5-0 a 4-2 con livello campione è una cosa più che ottima. È stata dura, eh? Rimontona. Vediamo se ricorda i marcatori. Birsa, Cerci, Emanuelson e Kalinic. Non volevo leggere e ve lo metto. Contropiede, c'è spazio. Può metterla da lì. E niente ragazzi, io vi chiedo subito di lasciare un like e di iscrivervi. Il prossimo episodio potrebbe essere, tanto non potete leggere, Italia più scarsa di sempre contro Italia più forte di sempre, sempre con questa formula qui. Ragazzi, fatemelo sapere nei commenti e soprattutto lasciando like se questo video... Vedo che scuoterà un dischetto successo, ragazzi, lo potrò anche fare. Ciao ragazzi, grazie della visione, ci si vede alla prossima.